con Gaetano Campisi, consigliere comunale e operatore sanitario del pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo. C'è molta preoccupazione per questo reparto che è fondamentale per l'accoglienza del presidio ospedaliero di Contrada Serina. Ma cosa sta accadendo, Campisi? Siamo venuti a conoscenza che un altro operatore sanitario ci sta per lasciare. Ha maturato l'idea di dimettersi e quindi di abbandonare il pronto soccorso. E tutto questo si ripercuoterà sicuramente sulle tante già difficoltà che ci sono in pronto soccorso, che è oberato da una serie di problematiche che tutti conoscono e che nel tempo si sono poi sommate. E questo è un modo perché vorremmo fare un accorato appello al nostro amico operatore sanitario perché ripensi a questa scelta che è comprensibile da un lato perché è stata maturata nel tempo, ma che in un certo qual modo dispiace a tutti noi perché è una persona valida, è un professionista, è una persona seria e quando togli delle persone che lavorano in un certo modo, che sono dei professionisti, viene a mancare un tassello importante. Quindi questo vuole essere un accorato appello al nostro operatore sanitario perché magari ripensi a questa scelta fatta che è dettata da una sommatoria di eventi che si sono perpetrati nell'arco di questi anni e magari i nostri direttori che dall'alto ci osservano e valutano tutte le varie problematiche che si sono susseguite, magari anche loro possano fare un appello all'operatore sanitario perché riveda questa sua scelta che a nostro avviso è azzardata, ma è controproducente intanto per l'ospedale stesso, perché quando un operatore sanitario si allontana vuol dire che abbiamo già perso, perché vuol dire che non siamo riusciti a fare squadra. Ci sono anche altre problematiche al pronto soccorso. Ecco, lei che cosa vorrebbe che fosse attenzionato? Purtroppo in questo momento in pronto soccorso mancano parecchi presidi, ma questo un po' non si riferisce solo al pronto soccorso di Taormina, perché è una problematica che attanaglia tutti i pronto soccorsi d'Italia. Certo, noi dobbiamo vivere la nostra di realtà e poter dare il meglio e avere il supporto di tutto l'ospedale ci metterebbe nella condizione di poter dare un servizio di qualità. Poi è anche vero, la gente si lamenta, ma purtroppo se uno viene in ospedale è perché sta male, non viene tanto per. E di contro è anche vero che molte volte non ci si rende conto che siamo come dei soldati senza il fucile. Non puoi lavorare se non hai i presidi che ti permettono di poter lavorare in un certo modo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. E quando dico di tutti mi riferisco all'amministrazione, ai medici dei reparti, mi riferisco alla politica, che è quella che fa le scelte. E in questo momento le scelte sono forse un po' scellerate, perché si guarda da tutt'altra parte. E questa è la dimostrazione, il fatto che un medico arrivi a licenziarsi per andare via dall'ospedale.